Andrea Paltrinieri, Università Cattolica. Buon pomeriggio Andrea, ben ritrovato sulle fonti. Scusami, Ciao buonasera, mi sembra più corretto dire buonasera. Sì, ciao Alexandra, una buonasera a te e a tutti i telespettatori dall'altra parte del mondo. Andrea, in effetti dall'altra parte del mondo, da questa parte la situazione si sta scaldando su più fronti. Partiamo dal gas naturale, meno 190.000 BCF. Che cosa significa ecco questo dato, soprattutto paragonato al dato precedente e alle aspettative degli analisti? Sì, le aspettative degli analisti erano attorno a meno 193 miliardi di piedi cubici, io personalmente avevo fornito un dato di meno 201 miliardi di piedi cubici per una serie di motivazioni. Settimana scorsa è vero che rispetto alla settimana precedente c'era una minore domanda di riscaldamento, quelli che noi tecnicamente chiamiamo le temperature ponderate per la domanda di riscaldamento nei diversi centri all'interno degli Stati Uniti, quindi gli HDDs. Però dall'altro lato, siccome il freddo aveva colpito alcune zone importanti di produzione, come la zona di Permian Basin nel giacimento del Texas, ecco, io mi aspettavo un pochino meno di produzione e un po' più del fenomeno chiamato freeze-offs, quindi il fatto che alcune pipeline potessero essersi, come dire, eccessivamente congelate e avessero ridotto maggiormente la produzione di gas. Questo non è successo, un dato di meno 190 miliardi di piedi cubici, ancorché forte, è inferiore rispetto alle attese degli analisti e di molto inferiore rispetto alle mie attese, e io credo che questo comporti una reazione di mercato un pochino negativa. Se poi guardiamo la media delle ultime tre scorte, ancorché forte, conseguente all'ondata di freddo che c'è stata, sono state tre settimane molto fredde negli Stati Uniti, ecco, però in tutte e tre le scorte io mi aspettavo dei dati un pochino più robusti, il che mi fa considerare il fatto che probabilmente la produzione è un po' più resistente rispetto alle mie aspettative, e dall'altro lato anche la domanda di energia elettrica è stata condizionata da altri fattori quali il vento e quali le altre energie rinnovabili. Quindi dal punto di vista assoluto un forte ritiro di scorte, e certamente questo implicherà una revisione a ribasso della stima delle scorte per fine marzo, inizio aprile. Ecco, però dall'altro lato io mi aspettavo un qualcosina in più, quindi un ritracciamento dal punto di vista dell'Henry Hub ci potrebbe essere, anche perché ricordiamo che negli ultimi giorni sempre il natural gas americano è salito di 70 centesimi, proprio dovuto al fatto che fine febbraio e inizio marzo potrebbero essere molto più freddi rispetto a ciò che si considerava la settimana precedente. E certamente anche la crisi ucraina con il TTF potrebbe avere un impatto su questo. Ecco, vorrei focalizzarmi in effetti sulla crisi in Ucraina, perché si fa, diciamo, la comunicazione non è molto chiara, nel senso, un giorno magari stiamo vedendo un allentamento delle tensioni, oggi invece un'accelerazione delle tensioni, anzi un peggioramento della situazione. Volevo semplicemente capire quali sono i rischi concreti di un colpo, di un diciamo danneggiare della catena di approvvigionamento, specie per quanto concerne il gas e il petrolio. Allora, è già da una settimana che si susseguono notizie. Abbiamo visto 3-4 giorni fa la CIA immaginare un'invasione il 16 febbraio, quindi nella giornata di ieri, ed effettivamente non c'è stata. Però nelle ultime direi 20 ore ci sono stato un flusso di notizie davvero contraddittorie. Già questa mattina, parlo dell'orario di Singapore, comunque overnight, ci sono state le prime notizie di una serie di esplosioni al confine causate dall'Ucraina, poi un susseguirsi di notizie di probabili, come dire, razzi sparati dalla Russia. Insomma, la situazione è davvero incerta e gli Stati Uniti continuano a ipotizzare che l'invasione sia imminente. Io adesso su questo faccio difficoltà ad esprimermi, però posso tranquillamente immaginare quali possano essere le conseguenze di una potenziale invasione. E in primis, certamente le conseguenze sul gas naturale non sarebbero affatto buone. Io mi aspetterei non tanto una reazione dell'Europa e degli Stati Uniti dal punto di vista militare, però certamente una serie di sanzioni molto pesanti rivolte alla Russia, e una delle quali potrebbe essere lo stop definitivo della famosa pipeline denominata Nord Stream 2. Ecco, questo cosa potrebbe comportare? Potrebbe comportare uno stop, se non definitivo, perlomeno temporaneo, ma molto pesante, del gas proveniente dalla Russia, da Gazprom, attraverso le diverse pipeline, tra cui la famosa Yamal. Ecco, certamente il nostro TTF
ETF, il nostro benchmark europeo, nel corso delle ultime 3 settimane è stato molto favorito dalle temperature superiori alla media, e guardate anche che per i prossimi 15 giorni nelle più alte zone a consumo di gas naturale in Europa, e lo vedremo anche in Italia, ecco, le temperature sono previste di molto superiori alla media, e quindi il consumo di gas naturale molto ridotto e quindi il ritiro di scorte molto più leggero rispetto alla media storica, e questo certamente ci ha aiutato. Però nel caso in cui dovesse diminuire l'offerta da parte della Russia, ecco, la situazione potrebbe tornare critica, anche perché ricordiamo sempre che le altre fonti di approvvigionamento di gas naturale citate dagli Stati Uniti, quali Qatar, non sono così agevoli da ottenere, in quanto il Qatar ha contratti pluriennali con il sud-est asiatico, appunto, ma allo stesso modo le esportazioni di gas naturale liquefatto da parte degli Stati Uniti verso l'Europa, ecco, hanno un limite massimo che è di 14 miliardi di piedi cubici al giorno, e queste poi devono suddividersi all'interno della componente globale, quindi non ci siamo solo noi, ma c'è anche l'Asia e quindi c'è anche il Sud America. Per ciò che riguarda il petrolio, abbiamo visto la reazione in questi giorni. Ecco, negli ultimi 2 giorni la sensibilità rispetto alle, io direi, alle probabili eliminazioni di sanzioni degli Stati Uniti sull'Iran ha provocato una pressione a ribasso dei prezzi del Brent e del WTI, però se guardiamo la curva forward, e quindi la struttura di forte backwardation, come la chiamiamo noi, e quindi una struttura dei prezzi in cui i primi prezzi sono davvero di molto superiori rispetto alle scadenze successive, ecco, questo ci fa capire come ci possa essere davvero una tensione forte, e io direi anche un fortissimo rischio di carattere geopolitico al riguardo. E questa struttura di forte backwardation appunto accade in situazioni in cui si ha paura di un'imminente invasione, e quindi considerando che la Russia è un produttore rilevante, terzo produttore mondiale di petrolio con 10 milioni di barili di petrolio al giorno, ecco, possiamo capire quali possano essere gli effetti anche dal lato dell'altra grande componente di energy e non solo del gas naturale. Quindi sostanzialmente, giusto per capirci, in quanto diciamo che il prezzo dell'energia è il contributor principale in termini di pressioni inflazionistiche qui in Europa, considerando un pochettino, facendo diciamo 2 conti su tutto ciò che ci hai comunicato, non possiamo aspettarci un allentamento dei prezzi sia del gas naturale che del petrolio. Ovviamente non stiamo parlando di numeri precisi, però il range dei prezzi rimarrà quello attuale? È chiaro che abbiamo visto sia negli Stati Uniti, e ne abbiamo parlato nelle settimane precedenti, ma gli ultimi dati anche in Europa con il Consumer Prices Index, quindi l'indice dei prezzi al consumo superiore al 5%, e certamente un fortissimo contributo dell'inflazione che noi chiamiamo headline, quindi quella relativa appunto ai prezzi energetici. Ecco, è ovvio che se dovessero continuare ad aumentare, non solo stabilizzarsi, ma continuare ad aumentare i prezzi energetici, il contributo dal punto di vista dell'offerta, quindi del supply shock, potrebbe continuare ad essere rilevante. Questo comporterebbe o potrebbe comportare ulteriori azioni da parte della Banca Centrale Europea, che, come dicevamo anche su diversi mezzi di comunicazione, è chiaro che potrebbe aver deluso le attese di qualcuno l'ultima conferenza stampa di Christine Lagarde, in quanto qualcuno si sarebbe potuto aspettare una conferenza stampa un pochino più dovish. Però è ovvio che un'inflazione di questo tipo prima o poi deve essere affrontata da parte della Banca Centrale Europea. Certo. E quindi che sia un ritiro delle politiche monetarie non convenzionali come il quantitative easing, ossia un rialzo dei tassi entro fine anno, come io credo, magari solo 1 e non 2, ecco, però una qualche misura di politica monetaria, adesso anche convenzionale, una volta che le politiche monetarie non convenzionali sono terminate, io credo ci possa essere, nel caso in cui i prezzi dell'energia potessero continuare a salire. Ricordiamoci che adesso il TTF, quindi il benchmark europeo, sta trattando a circa 75 euro per megawattora, ecco, ricordiamo che 2 mesi fa era 180 euro per megawattora, quindi nel caso in cui la Russia dovesse davvero fare qualche azione prevista o imprevista all'interno dell'Ucraina, potremmo avere dei fuochi d'artificio anche in questo caso. No, assolutamente, la situazione è estremamente delicata, in particolar modo ovviamente per l'Europa più che per gli Stati Uniti. Nel frattempo, giusto per capirci, i mercati stanno diciamo vendendo oggi in maniera molto molto marcata sia in Europa che negli Stati Uniti. Queste dinamiche a tuo avviso sono legate alle tensioni in Ucraina,
o meno. Io dico o meno perché semplicemente nelle ultime giornate abbiamo assistito ad una volatilità molto molto importante, e dove i mercati magari si muovevano senza una direzione precisa e soprattutto senza una logica precisa. Sono d'accordo su questa analisi, Alexandra. Infatti, se tu guardi oggi il comportamento dei prezzi del petrolio dal lato, da un lato, e dei mercati azionari dall'altro, e poi dei rendimenti da un altro lato, ci fanno capire come ci possa essere un risk off generalizzato, magari non solo legato alla situazione ucraina. Io credo che qualche impatto ci sia, ma io credo che sia una più generale considerazione di una fase storica del mercato in cui la volatilità inizia ad aumentare. Volatilità che inizia ad aumentare proprio per diversi fattori, ovviamente quello che abbiamo citato, ma se guardiamo i rendimenti sono un altro driver di mercato. Ecco, oggi abbiamo visto il rendimento decennale americano scendere al di sotto del 2%, però fino a ieri trattava al di sopra del 2%, e finalmente direi, francamente non mi sorprende, anche considerando l'ultimo dato del mercato del lavoro americano, quindi non far payroll, e anche considerando le minute della Federal Reserve, che finalmente hanno trovato la maggioranza dei membri del board a dire che il mercato del lavoro sta arrivando ad un regime di piena occupazione. E quindi questo, assieme alle ultime vendite al dettaglio che sono uscite, ecco, ci fa capire come l'inflazione sta galoppando, la crescita economica si sta riprendendo dopo alcuni dati abbastanza deficitari. Questo può comportare un rialzo dei rendimenti, e noi sappiamo che a certi livelli di rendimento decennale americano, ecco, i mercati potrebbero avere una qualche pausa, soprattutto all'interno del settore tecnologico. In Europa accade lo stesso, anche qui siamo stati un po' impattati dai rendimenti decennali europei. Abbiamo visto il Bund tedesco arrivare lo 0,3% con una, il decennale intendo, con una salita abbastanza ripida. Ecco, finché la crescita economica c'è, io comunque non mi preoccuperei di queste fasi di volatilità dei mercati, in particolare di alcuni settori che io credo verranno trainati dal rialzo dei rendimenti, come il settore bancario. Però dobbiamo stare attenti ai venti di guerra. Ultimissima domanda che riguarda un pochettino, diciamo, l'inflazione e il fatto che appunto bisogna reagire all'inflazione. Abbiamo parlato questo pomeriggio anche con Riccardo Trezzi, che è specializzato nell'inflazione, e lui ha detto che anche un rialzo dei tassi non ha un impatto immediato sull'inflazione. Ti preoccupa questo fatto? Sono d'accordo con Riccardo, ci scriviamo spesso, e ovviamente lui sottolinea una cosa corretta, cioè che è un'inflazione determinata soprattutto da uno shock di offerta e non da un incremento di domanda, e su questo io sono pienamente d'accordo. Ecco, però purtroppo una cosa che un po' meno condivido rispetto a lui è il fatto che, a mio modo di vedere, la Banca Centrale Europea prima o poi dovrà per forza, direi, diminuire le politiche monetarie non convenzionali, perché lo shock energetico, se non viene ridotto, poi tenderà ad abbattere quello che è il potere d'acquisto dei consumatori. E io credo che questo possa essere un driver sottolineato anche da Christine Lagarde. Quindi non mi preoccupa molto un rialzo di 25 o anche 50 punti base dal punto di vista della Banca Centrale Europea, e parlo dell'Europa perché gli Stati Uniti, siamo d'accordo, entrambi, no, dovranno accelerare dal punto di vista del rialzo dei tassi, però ovviamente la crescita sottostante deve essere robusta. Deve essere robusta un po' come sta dimostrando la Germania, e deve essere robusta un po' come sta dimostrando anche l'Italia recentemente. Se i dati dovessero recedere e dovessero dimostrare, come dire, se non una stagnazione, una diminuzione della crescita, allora sono pienamente d'accordo che prima del rialzo dei tassi di interesse si dovrebbe aspettare un pochino. Grazie mille, Andrea Paltrinieri, Università Cattolica. Andrea, buon proseguimento, buon divertimento e a presto. Grazie mille, Alexandra, una buona serata, buon pomeriggio a tutti voi.